Buona Pasqua a tutti quanti. Non possiamo far passare il giorno di Pasqua senza ascoltare il grande inno sulla resurrezione del Signore scritto nell'aprile dell'anno 1812 da Alessandro Manzoni, che si chiama appunto La Risurrezione. È il primo degli inni sacri, una raccolta di inni nel quale il Manzoni, con una serie di travagli, di tormenti interiori, unì la sua voce alla voce della Chiesa. Aprile 1812. Sono passati 2 anni dal famoso aprile del 1810, che è la data simbolica del ritorno di Alessandro Manzoni alla fede. Vi ricordate la vicenda, no? La perdita di Enrichetta nella folla, l'entrata nella chiesa parigina di San Roche, la preghiera, che è un senso di quiete, di pace, e poi il ritrovamento della moglie, un piccolo simbolo che la chiesa era il luogo dove poteva trovare la pace e la vera libertà. Nell'ottobre del 1810 già la sua incorporazione alla Chiesa Cattolica, sua e della moglie e della madre Giulia Beccaria, è piena. Tornano a Milano e a Milano non riesce più Manzoni a mettere mano ai progetti che aveva in mente. Aveva in mente una serie di cose da comporre, però il cambiamento così grande entrato nella sua vita gli fa pensare di non dare seguito a questi progetti. Allora, siccome ha ereditato la grande tenuta di Brusuglio da Carlo Imbonati, si dedica un po' al cura del giardino, agli alberi, che sarà una delle sue grandi passioni. Ma soprattutto molti gli chiedono: fa qualcosa con un soggetto religioso. Lui non, all'inizio non è convinto di questo. Io ho fatto tanto male e poco di bene. Non mi sento degno di poter esprimere la fede della Chiesa. Sento come dentro di me una voce che dice: perché proprio tu parli delle mie giustizie? E allora si risente, poi diciamo cede un po', perché ricordate che il Manzoni si sentiva, agì, pensò e visse e morì come un figlio della Chiesa. Molti mi diranno: ah, ma lui era giansenista, senza sapere neanche cos'è il giansenismo, che è una questione molto complessa che attraversa 3 secoli e vari ambiti geografici. Quello che è vero è che dopo la morte del Manzoni molti iniziarono a mettere in dubbio la sua appartenenza alla Chiesa. Questo sia da parte dei cattolici integralisti, che avevano accolto molto male il fatto che il Manzoni avesse appoggiato l'unità d'Italia e anche il trasferimento della capitale a Roma. Infatti Manzoni pensava che la Chiesa avrebbe avuto molto più autorevolezza con la fine del potere temporale, come appunto è stato. Ma dall'altra parte anche i liberali, che volevano fare del Manzoni la loro bandiera, cercarono di tutto per dire: sì, era cristiano, ma insomma, cattolico no, era mezzo eretico, era, e così via. In realtà Manzoni in tante sue lettere ci dice una grande cosa: io voglio vivere e voglio morire nella Chiesa, con la Chiesa voglio sentire, con la Chiesa voglio credere, con la Chiesa dove vedo, dove penso io, fin dove vedo eppure oltre, un vero figlio della Chiesa. Appunto, dopo varie insistenze, nell'aprile del 1812, al secondo anniversario della conversione, scrive questo inno. Ed è in realtà la prima volta che rimette, dopo un tormento interiore, testimoniato anche dal quaderno di appunti in cui gli inni sacri sono scritti, che sono tutti scarabocchiati, un tormento interiore che lo porta a comporre, ad aprile a giugno 1812, questo inno sulla risurrezione. Sono i primi versi che lui scrive in 2 anni. E la prima frase che dice, dopo 2 anni, è proprio questa: è risorto, è risorto, è risorto. Manzoni non era un ateo, credeva in un Dio intelligenza dell'universo. Adesso crede in un Dio che si è fatto uomo. Manzoni non era una persona senza legge, aveva una forte morale, ma pensava che la virtù e la morale fosse un premio per degli spiriti sopraffini, degli spiriti eletti, e si circondava di spiriti eletti prima della conversione. Invece comprende che la Chiesa è il luogo dove Dio l'aspettava, è il luogo della vera libertà e della vera pace. Comprende che la virtù è l'amore, comprende che a questa virtù può arrivare il più semplice, e anzi certe volte il più semplice e meno istruito può far da guida al più dotto. Comprende in questi 2 anni la vita della Chiesa e vuole unire la sua voce a quella della Chiesa.
Per questo il primo verso che noi troviamo dopo 2 anni di silenzio poetico è questo, è risorto. Uno dei primi commentatori dice che più che un verso poetico è il grido di un naufrago che arriva finalmente alla salvezza. È risorto, è risorto, è risorto. In realtà sono il grido che risuona per 3 volte nella liturgia del Sabato Santo della Chiesa Ambrosiana. L'arcivescovo dal centro dell'altare e poi ai suoi 2 lati proclama la risurrezione del Signore e poi si inizia la grande veglia. Guardate che cosa incredibile, il primo atto da poeta cristiano del Manzoni è l'annuncio della risurrezione, come probabilmente l'ha visto fare nella sua chiesa, unisce la sua voce, ripeto ancora, a quella dell'arcivescovo, a quella della chiesa e tramuta questa voce da liturgia a poesia. La leggiamo insieme e in frammezzo qualche breve commento. È risorto, or come a morte la sua preda fu ritolta, come ha vinto l'altre porte, come salvo un'altra volta quei che giacque in forza altrui, io lo giuro per colui che da morte il suscitò. È risorto, il caposanto più non posa nel sudario, è risorto, dall'un canto dell'avello solitario sta il coperto rovesciato, come un forte inebriato il Signor si risvegliò. È risorto, è risorto, è risorto. Il Signore si è risvegliato come un uomo forte dopo una sbornia. Dice il Carducci che non era proprio molto, non era vicino alla chiesa, non amava molto queste cose, però amava questo inno e diceva che il Figlio di Dio si è risollevato dalla morte come un giovane si risveglia dopo qualche ora da una sbornia. Come a mezzo del cammino, riposato alla foresta, si risente il pellegrino e si scote dalla testa una foglia inaridita che dal ramo di partita lenta, lenta viriste, tale il marmo inoperoso che premea l'arca scavata, gitto via quel vigoroso. Quando l'anima tornata dalla squallida vallea, al divino che tacea, sorgi, disse, io sono con te. Uno splendido paragone. Come quando ti casca una foglia, quando un uomo che sta facendo una passeggiata e si riposa sotto un albero, gli casca una fogliolina e con noncuranza, senza nessuna fatica, la toglie dalla fronte, con la stessa noncuranza, con la stessa pochissima fatica, il Figlio di Dio ha fatto esplodere il coperchio del sepolcro. In quel momento in cui l'anima ha detto al divino, sorgi perché io sono con te. Anche qui la voce della Chiesa, che inizia la liturgia del giorno pasquale con queste parole, sono risorto e sono sempre con te. Che parola si diffuse tra i sopiti di Israele? Ecco il Figlio di Dio che scende sotto negli inferi a visitare i patriarchi. Il Signore le porte ha schiuse, il Signor l'Emmanuele. Oh, sopiti inaspettando, è finito il vostro bando, egli ed esso il Redentor. Il Signore scende negli inferi e dice a coloro che lo attendevano, gli spiriti dei giusti, la vostra esclusione, il vostro bando è finito. Prima di lui, nel regno eterno, che mortal sarebbe asceso? Chi poteva più immaginare di salire al cielo prima di lui? A rapirvi al muto inferno, vecchi padri, egli è disceso. Lui che è sceso per togliervi dall'inferno. Il sospir del tempo antico, il terror del nemico, il promesso vincitore. Lui che è sospiro del tempo antico, attesa dell'antichità, terrore del nemico, promesso vincitore. Dopo i patriarchi, i profeti, ai mirabili veggenti che narrarono il futuro, come il padre ai figli intenti narra i casi che già furo, si mostrò quel sommo sole che parlando in lor parole alla terra il Dio giurò. Questo sommo sole si mostra anche ai profeti che nell'antichità avevano parlato di lui con la stessa sicurezza che utilizza un padre per parlare ai suoi figli delle cose che sono successe. Anche qui una dinamica profondamente pasquale, la profezia e il racconto, la profezia verso il futuro che illumina il presente e il racconto del passato che un padre fa ai figli. Quando Ageo, quando Isaia mallevaro al mondo intero che il bramato un dì verria, quando assorto in suo pensiero lesse i giorni numerati e degli anni ancor non nati,
Daniel si ricordò, ecco i profeti, Ageo, Isaia, è Daniele che a tutti quanti hanno atteso e profetato questo giorno. Poi dopo questa, la descrizione della discesa agli inferi, la descrizione del mattino della risurrezione. Era l'alba e Molli, il viso, Maddalena e le altre donne fece un lamento sull'ucciso. Ecco tutta di Sionne si commosse la pendice e l'ascolta insultatrice di spavento tra morti. Era l'alba, le donne col viso molle dalle lacrime vanno verso il sepolcro, il terremoto e lo spavento delle guardie che erano a custodire il sepolcro. Un estraneo giovinetto si posò sul monumento. Era folgore l'aspetto, era neve il vestimento. Alla mesta che il richiese die risposta quel cortese. È risorto, non è qui. Via, dunque, coi palli disadorni. Ecco che dopo la descrizione del mattino della risurrezione descrive come lo vive la Chiesa. Via con i tessuti disadorni, lo squallore della viola, via il colore viola della Quaresima. L'oro usato a splendere torni a usare l'oro nelle chiese. Sacerdote, in bianca stola esci ai grandi ministeri, tra la luce dei doppieri il risorto ad annunziare. Sacerdote, vestito di bianco, esci per fare questi grandi, quei solenni ministeri. Vestito di bianco, alla luce dei ceri, annuncia che Cristo è risorto. Dall'altare si mosse un grido, qui descrive poeticamente Regina Celi. Godi, o donna alma del cielo, godi, il Dio cui fosti nido, a vestirsi il nostro velo, è risorto, come il disse. Per noi prega, e gli prescrisse, che sia legge il tuo pregare. O fratelli, il santo rito Sol di Gaudio oggi ragiona. Questo santo rito, santo giorno di Pasqua, parla solo di gioia. Oggi è giorno di convito, è festa. Oggi esulta ogni persona. Non è madre che sia schiva della spoglia più festiva i suoi bamboli vestir. Non ci può essere una donna che non voglia oggi vestire i suoi figli nella maniera più bella. Guardate che cosa, che splendore, si passa, che sapienza di vita della Chiesa, si passa dalla descrizione della liturgia, i grandi ministeri, all'attenzione che una mamma mette nel vestito dei suoi figli, fanno entrambe parte della gioia pasquale, così come fa parte la gioia pasquale l'aiuto a chi è meno fortunato, che viene descritto in questa strofa. Sia frugale, del ricco il pasto, ogni mensa abbia i suoi doni, e il tesor negato al fasto di superbe imbandigioni scorra amico all'umil tetto, faccia il desco poveretto più ridente oggi apparir. Lunge il grido e la tempesta dei tributi inverecondi. La gioia pasquale non è grido né tempesta. L'allegrezza non è questa di che i giusti son giocondi, non è questa la gioia pasquale, ma pacata in suo contegno, ma celeste come segno della gioia che verrà. Una gioia pacata che rimanda ad una che sarà ancora più grande. O beati, allor più bello spunta il sol dei giorni santi. Dice, beati coloro per i quali questo giorno spunta ancora più bello, coloro che vivono nella grazia di Dio. Ma per coloro che invece non ci vivono in questa grazia, che cosa c'è per loro? Ma che succede? Ma che fia di chi rubello torse hai stolto i passi erranti nel sentier che a morte guida? Ma che sarà di chi invece ribelle ha messo i suoi piedi verso un sentiero che conduce alla morte? Che sarà in questo giorno di Pasqua? C'è una parola anche per lui? Nel Signor chi si confida col Signor risorgerà. Chi, pur essendo ribelle, andando in un sentiero di morte, confida in Cristo, con lui risorgerà. Guardate, questo è molto importante. La Pasqua è al centro della comprensione della vita di quest'uomo. Il mistero pasquale, la corsa della Pasqua. Oggi nel Vangelo ascolteremo queste corse che fanno Giovanni, che fa Maddalena, che fa Pietro. Anche nei Promessi Sposi c'è una corsa bellissima che fa Renzo. Quando? Dopo che ha visto l'opera di Dio che gli ha dato di incontrare il prete che l'ha salvato, Cristoforo, di perdonare il suo nemico, di riabbracciare, di ritrovare, abbracciare, no, perché non si abbracciano, Lucia, finalmente liberata dal voto che aveva fatto per paura. E così contento esce dal lazzaretto che inizia a correre chilometri e chilometri e chilometri e chilometri e chilometri, chilometri finché non arriva al suo paesello l'indomani.
E suo cugino, quando lo vede, gli dice: mai si vede un uomo così sporco e così contento. Questa possa essere la gioia pasquale, sì. Vedere le opere di Dio, vedere che Dio agisce, e entrare in questo dinamismo, cioè essere contenti anche se tante volte carichi della pesantezza di quello che siamo noi, della nostra sporcizia. Manzoni è morto un giorno dell'ascensione del Signore e l'ultima messa che fece fu una messa di Pasqua. Andò a messa da solo, fece la comunione in piedi, la volle fare in piedi, contrariamente all'uso comune, che era di farla in ginocchio. Poi chiamò tutti i suoi parenti e coloro che vivevano con lui e gli disse: rallegratevi con me, perché oggi io, povero uomo, ho fatto Pasqua. Che possa anche noi oggi essere questo l'obiettivo e la meta, il destino della nostra vita. Buona Pasqua a tutti.